Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di Stereographic Art. Allora, ancora inchiostri neri questa volta, una coppia di due inchiostri abbastanza simili per certi versi, complementari per altri. Allora, diamine Onyx Black, il nero onice. Di questi inchiostri abbiamo già parlato presentando altre variazioni cromatiche. Il calamaio, quello da 30 mm, beh, non ha neanche una custodia in cartone, si presenta così, un flaconcino di plastica, molto povero, diciamo, dal punto di vista estetico, però costa poco e gli inchiostri sono inchiostri di qualità. A noi interessa quello, quindi ben venga l'inchiostro diamine. Per tutti gli appassionati, sapete che esiste anche l'altra versione, quella in calamaio da 80 mm, un calamaio in vetro molto più serio. Con più inchiostro, la qualità è la medesima, il prezzo ovviamente varia in rapporto alla quantità dell'inchiostro contenuto. Dall'altra parte presentiamo invece un inchiostro pilot. Questo è un inchiostro pilot di quelli base, un nero base. Pilot ha una produzione di penne sconfinata e anche una produzione di inchiostri che si muove dalla base, quindi con tre colorazioni primarie, nero, rosso e blu, fino agli inchiostri, quelli più rinomati, che sono la serie Hiroshizuku, che sapete hanno un calamaio più importante, più bello, ma ultimamente è stata fatta anche la collezione dei mini Hiroshizuku, proprio per cercare di contenere un pochettino il costo, perché non è indifferente la spesa. Li andiamo a provare come al solito sulle nostre carte. Allora, due parole per questo: confezione di cartone come per tanti altri inchiostri, un calamaio simpatico, sembra una piccola incudine, eh? È il calamaio in vetro. Anche qui il tappo è un tappo. Io chiudo sempre bene gli inchiostri, come vedete, proprio per evitare che dobbiamo tagliare qua, si taglia, eh? Se no non riusciamo. Che Eccolo qua. Sì, vi dicevo, chiudo sempre bene gli inchiostri per evitare che avvenga l'ossidazione. Anche qui troviamo un tappo che non ha alcun logo, non ha nessun segno distintivo, è un tappo un po' anonimo, come dico altre volte, però il calamaio intanto è un calamaio da 30 millilitri e con una bella imboccatura larga che ci consente quindi di far entrare tutte le penne, anche quelle con un fusto un po' più largo. Andiamo subito a vedere come si comportano. Cominciamo da questo, dal Pilot Black. Ho una Pelican con la punta fine. Vediamo un po' come se la cava questa penna e che sensazioni abbiamo nella fase di scrittura. Beh, è un inchiostro, allora, è un inchiostro molto, molto scorrevole, un po' come tutti i pilot. Se vogliamo imputare qualche cosa, diciamo che il nero non è proprio un nero così profondo, non è un nero così scuro, ma è più un grigio scuro scuro, ma è lontano dagli inchiostri più densi, più neri come insomma piacciono a noi, però la scrittura, la caratteristica è veramente la scorrevolezza. In effetti questo pennino, che pur è un penta è un scusate un Pelican fine, devo dire che scorre veramente bene. Lo proviamo su un'altra carta, giusto per capire, una carta un po' opposta. Prendiamo questa, che è una carta quadrettata della Pigna. Ecco, già possiamo notare delle differenze. Sì, allora avrete notato probabilmente come il tratto su questa carta appaia molto più largo, quindi allargato, rispetto a quello su Rhodia. Una caratteristica della carta Rhodia, con la sua finitura molto pregiata, è anche quella di contenere un pochettino il tratto, cioè non dico di restringerlo, ma di contenerlo. Su altre carte, soprattutto quelle un po' più porose, quelle un po' più ruvide, l'effetto di capillarità è abbastanza evidente e quindi si vede anche nell'allargamento del tratto quando andiamo a usare la penna, quindi nella parte della scrittura. Vorrei però provare immediatamente, e con la stessa penna che ho appena finito di pulire, vorrei provare come si comporta invece l'altro inchiostro, che è l'oggetto della nostra prova.
Allora, i diamine, vi ho già detto altre volte, io li chiudo bene, come invito a fare anche voi, perché devono preservarsi dall'ossidazione. I diamine hanno questa imboccatura stretta che, insomma, non è il massimo per intingere le penne quando si fanno delle prove sul colore. Il diamine, come vi ho detto, invece è un inchiostro che lubrifica abbastanza il pennino, anzi parecchio, di quelli un po' quasi oleosi, quasi grassi, lo lubrificano bene e se ne avvantaggiano soprattutto i pennini, quelli fini, extra fini. Diciamo che non serve questa operazione a pennini invece con una punta media, con una punta grossa, perché anzi tenderebbe ad offrire un flusso ancora più abbondante. Proviamo come questo inchiostro. A me piace di più, lo sento subito sulla carta. Onyx Black. Certo, poi è un nero che è decisamente più nero e più appropriato anche assolutamente. Pelican M150 F Nib. Molto più bello, molto più scuro, come vedete anche la saturazione cromatica, soprattutto quando poi ci ripasso, se non addirittura quando vado a scriverci così, è assolutamente migliore del Pilot. Però il Pilot ci può riservare qualche sorpresa con altri pennini. Lo provo anche su questa carta. Qui abbiamo invece un inchiostro di anime. Ecco, vedete, in questo caso la scorrevolezza non è pari all'inchiostro di prima, perché il bilanciamento è sempre lì. Un inchiostro scorrevole vi aiuterà su certe carte, però purtroppo sarà svantaggiato su altre. Sta a voi trovare il giusto mix tra quello che ricercate e il colore, perché chiaramente il colore è fondamentale, e anche quel mix, vi dicevo, di piacevolezza della scrittura. Ovviamente ognuno di noi ha mani, dita, modi di scrivere diversi, attitudini, anche obiettivi diversi, quindi ognuno di noi sceglie un inchiostro che sarà diverso dall'altro. Ecco perché ce ne sono tanti sul mercato e siamo contenti che sia così. Abbiamo tante possibilità di scegliere. Vorrei andare a provare però con un altro pennino. Allora, mi ricordo che avevo fatto una prova proprio con la Custom 74. Continuo a utilizzare questa carta, visto che ce l'ho davanti, e allora riparto con il Pilot Black, che mi ricordo aveva dato dei bei risultati. Allora, in questo caso abbiamo Ink Pilot Black su di una Custom. Guarda caso, una Custom Pilot 74 SF Soft Fine. In effetti, il fatto di giocare in casa lo si riscontra, vedete, nella fluidità del tratto. Ecco come appare bello denso, e sempre anche quando vado a scrivere con dei caratteri molto importanti. Vedete che non manca mai all'appello, veramente mi ricordo che era molto valido sotto questo aspetto. Vediamo se su una carta come quella Rodia ha lo stesso effetto. È ancora meglio, direi. Pilot Custom 74 Fine, molto bello. Questo qua è il Pilot Black Ink. Allora, abbiamo notato come ci troviamo di fronte a due tipi di scrittura, due comportamenti, scusate, diversi. Da una parte, quando l'abbiamo provato sulla Pelican, l'inchiostro Pilot non mi è piaciuto molto. Perché? Perché avevamo un pennino particolarmente scorrevole e quindi non gli serviva essere avvantaggiato da un inchiostro come il Pilot. Mentre invece è stata un pochettino più frenata dalla densità, dalla viscosità dell'inchiostro diamine, che l'ha avvantaggiata soprattutto sull'altra carta. Voglio vedere se vale il contrario, e cioè proviamo ad usare ad intenzione il diamine sulla Pilot Custom, vediamo come si comporta. Sì, devo dire che
questo che come tinta effettivamente viene fuori ancora una superiorità da parte del diamine, perché il nero è un nero più profondo, più corposo, questo senza dubbio. Anche la brillantezza è diversa, sì, effettivamente, però viene a mancare un po' quella naturalezza, cioè quella scorrevolezza, che adesso vado a verificare invece sulla carta. Questa è una carta più porosa, qui avrei bisogno di maggior scorrevolezza ancora. Vediamo se invece il diamine riesce a mantenere lo stesso tipo di approccio che aveva il Pilot, con il quale avete visto ho potuto anche fare dei caratteri così grandi e ingigantiti perché me lo permetteva. Qui stiamo parlando di un inchiostro diamine. Si sente subito che la penna è più frenata, quasi mura, a dire la verità. Onyx Black. Certamente una preferenza è per il Pilot, e siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Cioè, dove un inchiostro fa meglio su una carta, un altro che è complementare se non opposto non riesce sull'altra. Proviamo con i caratteri. Stampatello. Però fatica molto di più la scrittura, diventa più faticosa, assolutamente. Proviamo con i caratteri grandi. Come vedete non c'è un limite nell'inchiostro, quanto piuttosto è una sensazione di difficoltà nell'avanzamento, perché l'inchiostro della diamine non è così scorrevole quanto quello della Pilot. Quindi, come sempre nei miei video, sapete che non c'è un vincitore, perché non esiste un vincitore, dipende solo da quello che piace a voi. A me, probabilmente, come avete visto, su una carta preferisco l'uno, sull'altra preferisco quell'altro. È anche vero che se devo decidere in assoluto quale tenermi, probabilmente mi terrei il Pilot Black, sebbene non sia così nero profondo come quest'altro. E vabbè, però mi garantisce una calligrafia e una scrittura molto più fluida rispetto a quello che sono le mie intenzioni, gli obiettivi che perseguo. Quindi ecco la motivazione, per esempio, di una scelta, ma non significa che sia migliore, e assolutamente che non sia migliore per tutti quanti. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a continuare a farlo sempre sul canale Stilografica Art. Ciao a tutti!